La brigata nella quale ho operato io ha portato termine molte operazioni di carattere militare, ma soprattutto ha saputo essere una formazione partigiana che ha cercato di creare una grande educazione democratica alle giovani generazioni che venivano nella resistenza. Cioè, l'orientamento nostro, quello del CUME, non era soltanto quello di preparare i giovani al combattimento e alla lotta armata, ma era anche quello di dare a queste forze un'educazione democratica, prepararli per arrivare alla liberazione del nostro paese con dei quadri di carattere sociale, politico, che potessero essere in grado di amministrare la vita democratica del nostro paese. Devo dire che questo grosso obiettivo, la formazione nella quale ho militato, ha veramente dato dei risultati notevoli. Infatti la 63ª Brigata Garibaldi, che ha operato da Monte San Pietro, Savigno, fino a San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant'Agato Bolognese, Calderara, Anzola dell'Emilia, oltretutto alla Basanese, a Guerra di Liberazione finita, gran parte dei sindaci, degli assessori, dei dirigenti sindacali, divennero uomini politici preparati nella guerra di liberazione per dare all'Italia quadri politici, amministrativi e sindacali che permettessero all'Italia di andare avanti. Come vedete, cittadini, io non vi sto parlando dei combattimenti, delle cose tristi, crudeli, che vogliamo dimenticare. Vi sto parlando invece della grande funzione che ha avuto la resistenza nell'educazione della gente, nell'educazione dei giovani, delle donne. La mia brigata era composta di 1554 partigiani, di oltre 700 patrioti. La mia brigata aveva qualcosa come 250 donne organizzate. Le famiglie dei contadini per noi erano le nostre famiglie. Le case dei contadini erano le nostre case e ogni azione militare che noi facevamo era fatta in modo tale da non provocare rastrellamenti che potessero colpire la popolazione. Questi erano i principi che animavano la resistenza dal 1943 al 1945. Gli scribacchini, i pennivendoli venduti ai fascisti, alla reazione, alle forze conservatrici, che hanno gettato fango sulla resistenza, hanno parlato senza conoscere la storia del nostro paese e la storia della resistenza. Anche se ben pagati, anche se questa gente è stata ben pagata, non è riuscita a distruggere tutto quello che la resistenza è riuscita a fare.